Buonasera, bentrovati all'Abruzzo del Pallone, penultimo appuntamento della stagione per una stagione davvero ricca di eventi, quella delle formazioni abruzzesi, anche ricca di successi, soprattutto con la promozione del Teramo in Serie B, tanti risultati, tante novità anche nelle ultime ore. Parleremo in particolare doverosamente di quello che è accaduto a Pescara nelle ultime ore, anzi bisogna dirlo più che altro a Varese o sulla strada di ritorno dalla Lombardia in Abruzzo, perché ieri sera c'è stato l'esonero, neanche tanto a sorpresa, di Marco Baroni. Pescara che proprio da questa mattina ufficialmente è nelle mani di Massimo Oddo, che guiderà la squadra nell'ultima gara di campionato venerdì sera alle 20:30 con il Livorno, una partita da vincere senza se e senza ma per centrare quantomeno i playoff. Ne parleremo in maniera dettagliata. Vi anticipo che vedremo, oltre al servizio realizzato da Alfredo Giovannozzi a Varese ieri inviato per la gara dell'Ossola, ascolteremo anche il presidente Daniele Sebastiani in un'intervista di Andrea Costantini, intervista realizzata questa mattina al Vestina durante proprio il primo allenamento guidato da Massimo Oddo. Poi parleremo in maniera dettagliata di questo momento sicuramente non facile del Pescara. Andremo anche a ritroso nel tempo per vedere cosa scrisse un nostro collega che ospite questa sera nei nostri studi qualche mese fa, dopo la sconfitta, il clamoroso rovescio casalingo del Pescara 0-5 con il Carpi. Ma andiamo per ordine. Andiamo a salutare gli ospiti che sono venuti questa sera nei nostri studi di TV6. Partiamo dal nostro direttore Alfredo Giovannozzi. Buonasera. Buonasera Alfredo, grazie. Reduce dalla trasferta massacrante di Varese, massacrante per la distanza chilometrica e poi per quello che è successo per Baroni, che insomma si è sobbarcata una trasferta non da poco, e con poi la notizia dell'esonero durante il viaggio. Saluto e ringrazio Federico De Carolis, grazie Federico. Buongiorno. Non ha bisogno di presentazioni. Federico, per la prima volta quest'anno nella nostra trasmissione, inviato per circa 40 anni del Corriere dello Sport, da qualche tempo cronista della città di Teramo. Cronista proprio no, collaboro con la città. Va bene, cronista, giornalista. Non voglio responsabilità, non voglio né responsabilità né meriti. La città c'è dei redattori che sono bravissimi e si stanno facendo. Però insomma, una firma importante come quella di Federico De Carolis alla città, insomma, regala prestigio. Il giornalismo è fatto di idee, di chi ce l'ha le esprime e le mette giù, e allora va bene, quindi non conta, il giornalista non conta fino a un certo punto, conta l'opinionista, ma quello io non ci sono mai arrivato e non ci arriverò mai. E va bene, parleremo di Federico De Carolis, con Federico De Carolis del Pescara, e poi saluto e ringrazio Ania Cantagalli del buonasera. Messaggero. Buonasera. Buonasera, per la prima volta in Ciao, questa Paolo. Trasmissione anche Ania, prima firma del Messaggero per quanto riguarda il Teramo. Teramo che dopo 102 anni ha coronato il sogno della Serie B, dunque prossimo anno, anzi già da qualche giorno, scrivi del Teramo in Serie B, una bella soddisfazione da un punto di vista professionale. Sicuramente una bella soddisfazione personale, poi comunque la città ha già parlato quanto possa essere soddisfatta del risultato del Teramo, insomma. E allora dunque parleremo anche del Teramo nella seconda parte della trasmissione e anche di un'altra squadra teramana, del San Nicolò, l'esploit di oggi, la vittoria per 3-0 al Nuovo Romagnoli di Campobasso. San Nicolò che dunque supera il primo turno dei playoff e San Nicolò che affronterà la San Benedettese mercoledì prossimo nel secondo turno alla Riviera delle Palme. Tra l'altro vi anticipo che avremo un collegamento telefonico proprio con l'allenatore della formazione biancazzurra, Massimo Epifani. E a proposito di Serie D, c'è stata un'altra partita oggi che indirettamente interessava le formazioni abruzzesi, una in particolare la Miternina. Si è giocato lo spareggio per non retrocedere direttamente, dunque per accedere ai playout salvezza, allo stadio di Francavilla al Mare, con la vittoria del Castelfidardo per 1-0 con l'Olimpia Agnonese, gol di Gianzante al 92esimo. Olimpia Agnonese che retrocede in eccellenza, giornata nera per le molisane, mentre il Castelfidardo affronterà la Miternina domenica prossima allo stadio comunale di Scoppito. Partita secca, chi vincerà dunque avrà garantita la salvezza, la permanenza nel campionato di Serie D, la perdente retrocederà in eccellenza. Ma andiamo per ordine, iniziamo Scusa, con i risultati. Paolo, nel quadro va ricordato anche che oggi e ieri, ieri si è giocata la prima gara di Supercoppa di Lega, sì, in Lega Pro, con il Novara che ha battuto la Salernitana, e poi oggi c'è stata l'eliminazione fra virgolette clamorosa dell'Ascoli, sì, che in casa ha perso dopo i tempi supplementari 4-2 con la Reggiana.
E questo forse è il dato più importante: la sconfitta della Salernitana a Novara, l'eliminazione dell'Ascoli, l'altro risultato che non ho visto il finale. Sì, tra l'altro, già che ci siamo, diciamo subito che nei play-off di Lega Pro il Bassano ha battuto la Juve Stabia 2-1, mentre Ascoli-Reggiana 2-4, come diceva Alfredo, mentre si sta giocando l'altro play-off Matera-Pavia, siamo al 103° minuto, dunque al primo supplementare, 1-1 il risultato. Dunque ci sono delle partite in corso. E però questo che cosa significa? Ha un significato particolare, che abbiamo passato la stagione, Federico, dicendo che il girone C di Lega Pro era il più difficile. La smentita è arrivata con questi playoff, dove le formazioni del nord stanno eliminando tutte quelle del sud. Evidentemente il discorso ambientale che si è sempre fatto per le squadre del sud non ha più senso, ci sono dei valori tecnici in campo, e nel nord, dove forse ci sono più soldi, è stato sempre così. Poi il nord vince. Sul piano del gioco è stato sempre migliore, sul piano della grinta, dell'agonismo, forse quelle del sud avevano... Negli anni passati, ricordo io, nei tempi dei tempi, avevano una maggiore spinta con il... Però i risultati, però, questi risultati sono clamorosi, la vittoria del Bassano con la Juve Stabia e anche quello della del Reggiana. Bassano non direi, perché il presidente del Bassano proprio l'altro giorno si lamentava con quelli, con la Lega, perché il Novara secondo lui era stato favorito perché non c'era chiarezza. Il Bassano, sui punti di penalizzazione stato, sì, poi tolti alla fine. Ai calci di rigore però la vittoria del Bassano, e tra l'altro tutti i playoff ai supplementari. Sì, quindi comunque sì, sono grande match. Equilibrio. Però è la sconfitta del sud, cioè è la sconfitta di un tipo di calcio fatto dalle squadre del meridione del girone C nei confronti di un altro calcio dove forse, ripeto, ci sono disponibilità economiche maggiori e dove si attrezzano squadre tecnicamente più forti, e questa è la riprova che quando si vanno a confrontare poi due modi di fare calcio differenti, vince chi è più bravo in campo. Forse ci sono anche meno pressioni al nord rispetto al sud. Non lo so, però... pressioni ambientali. Però questo smentisce tutto quello che si è detto per tutto il campionato, dove il girone C veniva visto come lo spettro di un campionato difficilissimo, e dà maggior valore anche alla vittoria del Teramo, che si è confrontato con le squadre non del sud ma del nord. La Reggiana oggi nella riprova ha avuto la meglio sull'Ascoli. Tra l'altro Ascoli, che ha giocato per 80 minuti in 10, sì, Ania, dicevi? Appunto, mi hai rubato l'intervento. 80 minuti in 10 uomini, non era facile, però l'Ascoli, tu hai visto la partita, ha retto bene per 80 minuti. Ha retto bene, poi quando è arrivato il 2-2 di Spanò c'è stato il crollo psicologico della squadra. Ma era normale che chi tra Ascoli e Teramo fosse finito ai playoff avrebbe avuto un calo psicologico, anche di nervosismo. Non è un caso un'espulsione dopo 10 minuti, poi l'Ascoli mi sembra abbia finito in 9 o in 8 la partita, Poi la Reggiana è sempre stata, anche in questa partita, bella ma non balla, cioè nel senso ha sempre espresso un gioco migliore, sullo stile magari di quello che ha fatto vedere anche il Teramo, molto migliore dell'Ascoli, poi però mancato almeno nei 90 minuti il colpo del KO, perché comunque ha giocato in superiorità numerica. È arrivato il pareggio di Spanò e poi da lì è stata in discesa la formazione emiliana che dunque affronterà, se non sbaglio, il Bassano. Credo si giocherà questa gara inedita fra Reggiana e Bassano. Ma andiamo per ordine, iniziamo dalla Serie A per vedere i risultati del massimo campionato. Tra ieri e oggi si sono giocate le partite, tra l'altro è arrivato già un altro verdetto, perché il Cagliari da questa sera è matematicamente in Serie B. Ma vediamo dunque i risultati: Atalanta-Genoa 1-4, Cagliari-Palermo 0-1, Fiorentina-Parma è uno dei posticipi, Verona-Empoli 2-1, a Milano Juventus batte Inter 2-1, Napoli-Cesena è l'altro posticipo, così come quello fra Roma e Udinese, Sampdoria-Lazio 0-1, Sassuolo batte Milan 3-2, tripletta di Berardi, che è giocatore di proprietà della Juventus, e Torino-Chievo-Verona 2-0. Vediamo la classifica, che è ovviamente parziale per via
dei posticipi, tre gare ancora da giocare, Juventus 83, Lazio 66, Roma 64, Napoli 60, Genoa 56, Fiorentina 55, Sampdoria 54 punti, Inter 52, Torino 51, poi Milan staccato a 46 con il Palermo, Verona 44, Sassuolo 43, Chievo-Verona 42, Udinese-Empoli 41, Atalanta 36, matematicamente salva nonostante la sconfitta casalinga col Genoa, e poi le tre squadre che sono già retrocesse in Serie B, Cagliari 28, Cesena 24, Parma 17 punti con 7 punti di penalizzazione. Mancano due giornate al termine e siamo al campionato di Serie B, un solo turno da disputare, 90 minuti ancora, poi ci saranno play-off e play-out. Avellino Trapani 1-1, Bari batte Brescia 3-2, Catania Cittadella 2-3, Frosinone Crotone 3-1, Livorno Vicenza 1-1, a Modena Ternana batte Modena 2-1, Perugia Carpi 2-0 giocata venerdì, Pro Vercelli Bologna 1-1, Varese Pescara 2-1, Virtus Entella Latina 2-0, a Lanciano Spezia Virtus Lanciano 2-0. Vediamo anche qui la classifica con le prime due già matematicamente in Serie A, Carpi 79, Frosinone 71, ieri la matematica certezza, la festa per la formazione ciociara, e poi Bologna 65 con il Vicenza, chissà cosa penserà il presidente della Lazio Lotito, poi Spezia 64, Perugia 63, Livorno e Avellino 59, Pescara 58, in questo momento fuori dai playoff, Bari 54, Virtus Lanciano e Trapani 50, Latina e Pro Vercelli 49, Catania Ternana 48, Crotone 47, Modena Virtus Entella 46, Cittadella 44, Brescia 39, Varese 35, le due lombarde sono già matematicamente retrocesse in serie, in Lega Pro, in Serie C. Vi ricordo il numero per interagire con noi, per fare domande ai nostri ospiti, ma anche per delle semplici opinioni sulle gare di queste ultime ore, di questi giorni, 392-6237-060. Allora, Alfredo, quella di ieri è stata una giornata, direi, nefasta per il Pescara, una delle più brutte partite dei biancazzurri negli ultimi anni. C'era questa gara alla vigilia con il Varese, sembrava dovesse trattarsi di una pura formalità con una squadra già retrocessa e priva di 12 titolari, invece in campo è accaduto qualcosa di incredibile. Guarda, io quello che avevo da dire l'ho detto nel servizio che fra poco andrà in onda. Un solo aggettivo per definire questa partita, l'ho usato ieri nel corso della diretta: imbarazzante. Imbarazzante perché il Pescara non è riuscito in 90 minuti ad essere una squadra, imbarazzante perché non è riuscito a creare occasioni da gol contro una squadra che aveva la mente già in vacanza e il Lega Pro. E tante assenze perché c'erano in campo solo dei ragazzini, ed è riuscita a prendere gol al 94esimo su un'azione incredibile. Poi vedremo le azioni, con un ragazzo del 95 mi sembra, forte, che si è fatto 50 metri di campo, palla al piede, è arrivato al limite dell'area e ha tirato senza che nessuno gli dicesse nulla. Pescara confusionario, demotivato, scarico, senza cattiveria agonistica, e forse, anzi sicuramente, Baroni ha pagato tutto questo. Ho sottolineato nel servizio come forse l'approccio alla gara da un punto di vista mentale e della preparazione da parte dell'allenatore sia stato sbagliato, perché non è possibile mettere in campo in una partita che sulla carta poteva essere facilissima, abbordabilissima e dal risultato scontato, però mettere in campo due giocatori come Torreira e Abecasis, che detto fra parentesi hanno giocato, forse gli unici che hanno giocato bene in questa gara, però mettere due che non sono stati mai presi in considerazione durante la stagione, nemmeno quando si vinceva 4-0 fuori casa, era un messaggio sbagliato, nel senso, come dire, vabbè, questa ce la giochiamo contro i ragazzini e metto dentro chi non ha mai giocato. Ha avuto un contraccolpo psicologico, ha creato un contraccolpo psicologico nei confronti della squadra che non è mai riuscita ad entrare in partita. Lo vedremo dalle immagini e poi lo vedremo nel servizio, dove dirò quello che penso e che ho riassunto adesso in poche parole. A vedere tra pochissimi secondi il servizio di Alfredo realizzato all'Ossola di Varese, però chiedo a Federico De Carolis, forse una banalità questa domanda: la squadra ha giocato secondo te contro Baroni? Ma io non credo che questa squadra giochi contro Baroni, nessuna squadra gioca contro uno. Questa squadra
È stata scaricata, il tecnico è stato scaricato dalla squadra? Ma non la scarica all'ultima giornata, alla penultima giornata, quando sa che può arrivare ai playoff. È una squadra sbrindellata, i giocatori presi uno per uno hanno un loro valore sicuro. E l'anno prossimo ne sentiremo parlare. Il Pescara nell'insieme è stata la squadra che ha segnato più gol di tutte le altre. Soprattutto quindi, 66 gol. Quindi ne ha incassati 55, mi pare, giù di lì. Quindi c'è un coso di squadra, che la squadra significa che è forte, perché tutte quante le squadre, qual è il problema? Non riusciamo a far gol. Il Pescara i gol li fa. Allora una piccola organizzazione difensiva te la puoi dare con quelle punte che c'hai, ce ne hai tre. Il fatto è che io sarò stato sfortunato, l'avrò pensato, l'ho detto in tempi non sospetti a questo signore. Poi vedremo una lettera aperta che hai scritto a Baroni qualche mese fa. Andato. D'altro canto, sugli allenatori in questi ultimi tempi il Pescara ha sbagliato sempre. Andiamo, Zeman, per me non è che al posto di Zeman, con i tre giocatori che c'aveva Zeman, però diamo i meriti che si è conquistato sul campo, ha vinto. Dopo Zeman comunque sono andati a prendere per disputare il loro primo campionato di Serie A un allenatore che stava in C. E che non è che io posso proprio prendere, a Bassano. Posso prendere un allenatore che stava in C. Se ha vinto in C, se mi ha vinto due campionati, lo so che è un vincente. No, sono andato a prendere Stroppa. Dopo Stroppa hanno preso in Serie A, quando c'era ancora la possibilità, perché Stroppa, tra l'altro, non è stato il maggior colpevole di quella retrocessione. Sono andati a prendere un altro allenatore, amico mio, per quanto possa essere amico Bergodi. Bergodi, che non, la Serie A non aveva allenato in Romania. Poi è arrivato Buc. Beh, con il Cluj però aveva ottenuto anche, credo forse il Cluj, qualche buon risultato. Sì, però è sempre il campionato rumeno, non ha niente a che fare col campionato italiano, manco di Serie B. Quindi, cioè, questo non conosceva il campionato italiano, la Serie A non la conosceva, non l'aveva praticato, quindi Bucchi si chiama, no? Niente da fare. L'anno dopo, mi sono stato sempre zitto, non ho detto niente, anzi lo stimo anche, però Marino, quando venne il Parma a pescare in Serie A, già si vociferava che Marino sarebbe... I colleghi di Parma, il caporedattore della Gazzetta, che era amico mio, è nato tra l'altro a Pescara, disse se dovete vincere... La Gazzetta di Parma. La Gazzetta di Parma. Se il Pescara deve vincere, che non si affidasse a Marino, perché in questo momento lui è difficile che vinca, ha dei problemi suoi personali, personali significano non che c'ha di testa, ce l'aveva perché stava fuori e infatti si è visto. Quest'anno siamo andati a prendere Barone, mi dite voi perché, che meriti ci aveva, si è salvato a Lanciano, quello che sta a Lanciano si è salvato pure a Lanciano, adesso guarda, speriamo in Dio e in Oddo. Oddo come famiglia... È un giocatore, è di Pescara, la famiglia. È un figlio d'arte. Senti, io ieri sera, scusami Federico, io ieri sera mi ponevo una domanda e forse solo tu puoi rispondere a questo, perché la tua memoria storica è superiore alla mia. Mi sembra sia il primo caso in Italia dove padre e figlio hanno allenato la stessa squadra. Questo non lo so perché è difficile, dovrei andare a leggere, a vedere anch'io se però ci sta. Però mi sembra potrebbe che sia il primo caso in comunque è un caso rarissimo, forse. Comunque, sicuramente sarà la prima volta, però non diciamo perché dopo ci sono gli statistici. Mettiamoci il punto interrogativo, però. Mettiamoci il punto interrogativo, però Oddo a Pescara, il padre ha fatto bene, quindi il figlio speriamo che faccia meglio, anche perché le qualità quel ragazzo ce l'ha. Quando dissero che dovevano metterlo subito, io dissi di no, mica per qualche cosa, perché sostituire un allenatore in corsa è sempre una difficoltà. Se gli fosse andata male si sarebbe perlomeno bruciato. Adesso invece, questa è l'ultima chance che c'ha il Pescara. Come va, lui non c'entra. 90 minuti o dentro fuori. Comunque non c'entra niente. Se vince però c'entra, perché quell'altro non avrebbe vinto manco con le cannonate. Certo.
Ania, prima di vedere il servizio di Alfredo realizzato ieri a Varese, secondo te è stato giusto, perché molti si chiedono, è giusto esonerare un allenatore a 90 minuti dalla fine del campionato? E noi ci auguriamo che invece non siano 90 minuti da giocare per il Pescara, ce ne siano molti di più, ma al di là di questo, era giusto esonerare ieri Baroni o probabilmente era giusto esonerarlo dopo la sconfitta casalinga con il Carpi? Ma rispondere a questa domanda è complicato, perché poi vanno prese in considerazione tante cose e quando non segui tutti i giorni una realtà è difficile rispondere da fuori. Paradossalmente io vorrei ribaltare la cosa. Non è forse sbagliato prendere sempre a metro di paragone l'anno di Zeman? Ma Pescara si è sempre vissuto di ricordo. Ma Pescara nessuno studia, infatti quali giocatori c'erano con Zeman? C'era Verratti che è campione di Francia. Insigne e Immobile. Insigne che a Napoli ha preso subito il posto e Immobile. Sono tre nazionali tra l'altro. Sì, però io è chiaro. Non lo so, ma guarda, quella squadra, anzi tra l'altro, allora se non sbaglio, correggimi perché tu l'hai seguito, mi pare che Verratti all'inizio non è che fosse visto di buon occhio. No, ma tra l'altro saltò anche qualche partita. Poi ci fu una crescita, un'esplosione incredibile di Verratti. Altri tempi, tra l'altro, Verratti è in corsa per vincere il titolo di miglior giocatore del campionato francese col Paris Saint-Germain, che ha vinto lo scudetto, ma noi restiamo ai fatti di casa nostra. Però il servizio mio non è riferito alla partita di sì, ieri. Infatti, è un servizio, è chiaro, infatti lo stavo dicendo, andiamo a vedere questo servizio su Varese e Pescara, ma su tutto quello che è successo non solo nella partita col Varese. Sì. Il Varese, secondo me, si è impegnato alla morte. Negli anni a venire, comunque rivediamo... Per l'amore di Dio, la realtà sportiva sono il primo, però giocare uscito in quella fra gli applausi del pubblico di casa. Fatto la partita che doveva fare giocare in quella maniera lì, manco se stesse a giocare la finale di Coppa dei Campioni. Però ci lamentiamo sempre che diciamo che nei finali di campionato ci sono partite e invece il Varese credo che abbia fatto. Solo a Pescara succede, solo contro il Pescara succede. E questo è il problema che succede solo. A me sono stato impressionato dalla cattiveria, dalla grinta, cattiveria di questo. Tra l'altro Federico, un Varese che era privo di 10-12 titolari, una squadra intera. Posso dire la mia? La cosa si nota. Posso dire la mia? Pescara era morto, d'accordo. Il Varese non ha strafatto nulla. Ha giocato la sua onesta partita, ha avuto due ammoniti, mi sembra di ricordare soltanto, e ha giocato una partita onesta, tranquilla, normale. Era il Pescara che non era in campo. Sicuramente. Però tu per dimostrare che il Pescara non era in campo devi essere andato ben oltre l'onestà. Federico, la squadra dei giornalisti ieri dall'osso avrebbe riportato forse un risultato positivo. Allora vediamo questo servizio del nostro Alfredo Giovannozzi su questi 90 minuti, su quello che è successo anche un po' prima, un po' dopo. Tra l'altro vedremo anche l'ultima intervista di Marco Baroni come da allenatore del Pescara. Alla fine Marco Baroni è stato scaricato proprio da coloro che lui aveva difeso fino alla fine, vale a dire i suoi giocatori. La prova indecorosa di Varese non ha lasciato spazio ad altre scelte da parte della società, se si voleva salvare almeno l'ultimo barlume di speranza per i play-off. Ci sono 20 milioni di diritti televisivi in ballo e Sebastiani e soci non possono lasciare nulla di intentato. Un allenatore vive sempre con la valigia pronta, lo dicono sempre tutti coloro che vivono di panchina e Baroni ne è stata l'ultima riprova. Non è usuale un esonero prima dell'ultima di campionato, ma era già accaduto in Abruzzo. Ricordati a chi? A Luciano Zecchini, esonerato dal presidente del Teramo Romano Malavolta, una volta raggiunta la salvezza nel campionato DC1 2004-2005. Dietro c'era una vicenda personale e fu uno sgarro fatto al tecnico di Varese, che nemmeno a farlo apposta, ieri era all'ossola a seguire la partita del Pescara. Quasi un passaggio inconscio di consegne, ma è chiaro che le due situazioni sono completamente differenti. Baroni ha pagato per una prestazione che non può passare sotto traccia. Lui stesso lo ha denunciato nelle interviste a caldo, con dichiarazioni che con il senno di poi lasciano poco spazio alla fantasia. Come io avevo detto ragazzi prima della partita, pochi minuti prima c'era un ambiente che non mi piaceva, perché è chiaro, poco pubblico, un ambiente così un po'... E noi dovevamo essere bravi a interpretare bene questa partita, invece... Siamo stati attendisti, siamo stati sotto ritmo, è chiaro, subendo poco, ma era normale subire poco da questo Varese. Poi anche oggi comunque siamo andati
tre volte davanti al portiere e comunque abbiamo preso due gol. E questo è incredibile, perché basta vedere l'azione del 2-1 del vantaggio, non si può. E come non ricordare la conferenza di martedì scorso, quando lo stesso Baroni si era lasciato andare ad uno sfogo dove richiamava tutti all'unità di intenti. Uno sfogo duro, ma che faceva pensare a qualcosa di strano, di conti che non tornavano. Ha anche sbagliato Baroni quando ha schierato dal primo minuto a Varese, Torreira e Abecasis. Non perché i due non lo meritassero, ma perché dare la maglia da titolare a due mai presi in considerazione durante l'anno ha potuto fare pensare a qualcuno che la partita con il Varese fosse quasi una formalità da espletare. Così invece non è stato. Ci sarebbe anche da dire sulle modalità dell'esonero arrivato quando il tecnico era in viaggio con la squadra sul pullman. Ecco, si può criticare Baroni come allenatore e i suoi risultati, ma come uomo il tecnico fiorentino ha dimostrato da sempre di essere un vero e proprio signore. Gli si poteva risparmiare quantomeno di fare un viaggio così lungo insieme ai giocatori con il peso dell'esonero, magari comunicandoglielo il giorno dopo o anche prima della partenza. Un gesto di cortesia e nulla più, che non sarebbe costato nulla. Cosa potrà dare adesso Massimo Oddo a questa squadra? Facile la risposta. Dal punto di vista tecnico, poco o nulla. Venerdì sera non sarà certamente il Pescara di Oddo a giocare contro il Livorno. Dal punto di vista delle motivazioni e della grinta, forse qualcosa l'ex campione del mondo potrebbe dare, ma questa squadra ha dimostrato a Varese di avere l'encefalogramma piatto. Ci vorrebbe un miracolo e si spera che almeno per quelli, in casa Delfino, ci si sia già attrezzati per la bisogna. Come with me. Come with me. Di nuovo in studio per la seconda parte dell'Abruzzo del pallone, vi diamo subito un risultato cambiato pochi secondi fa, perché a Matera il Matera si è portato in vantaggio, pensate, al 120esimo, dunque all'ultimo minuto del secondo supplementare. È finita. Matera che ha battuto il Pavia di mister Vavassori, allenatore che tutti conosciamo, 2-1 il risultato finale, il gol di Pagliarini all'ultimo secondo del secondo supplementare. Scusate il gioco di parole, ma è chiaramente un gol importantissimo per la formazione lucana, che dunque accede al secondo turno di questi playoff. Abbiamo già diversi messaggi. Prima di continuare a parlare dell'esonero di Baroni, dell'arrivo di Oddo, e di vedere insieme la prima parte, il primo stralcio di intervista che Andrea Costantini ha realizzato con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, questa mattina, andiamo a leggere qualche messaggio. Ne sono arrivati già diversi. Che vergogna, facciamo schifo, abbiamo perso con l'ultima squadra, ma scusate, ma adesso lo esonera Baroni prima, grazie. Baroni è stato già esonerato. È stato esonerato, forse il telespettatore voleva dire che bisognava esonerarlo prima, probabilmente, o comunque. Comunque Baroni è stato esonerato ieri sera, prima delle 20, non è più l'allenatore del Pescara. Andiamo avanti con l'altro messaggio. Abbiamo dato la notizia alle 19:20. Quindi sì, perché voi avete saputo con qualche minuto di anticipo. Domanda al direttore, faceva caldo a Varese? Molto. Faceva caldo? Molto, sì, faceva caldo ieri. Stranamente. Perché l'altra sera invece era freddo, invece... Ieri faceva caldo in tutti i sensi all'Ossola. Mi dispiace che il Cagliari è retrocesso in Serie B, gli faccio tutti i miei saluti. Beh, questo è forse un tifoso, un simpatizzante del Cagliari. Cagliari retrocesso, Cagliari che quest'anno è stato allenato per gran parte da Zeman, tra l'altro, ricordiamolo. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Ascoli ha avuto quello che si merita, questi presuntuosi, godo e sono felice, scrive Peter Pan. Questo probabilmente è un tifoso del Teramo, credo, anzi senza credo, sicuramente un tifoso del Teramo. Proseguiamo con un altro messaggio. Ma Neto Pereira è uno dei giocatori che ieri era assente nel Varese, non c'era, ma è fuori da tempo il giocatore sudamericano del Varese. Proseguiamo. Un campionato senza allenatore, unico responsabile Sebastiani, scrive questo telespettatore. Tra l'altro, tra poco vi ricordo, ascolteremo il presidente. Andiamo avanti con un altro messaggio. Ma solo per venerdì Oddo in panchina, se è vero che ha la bacchetta magica. Ma vedremo se ha la bacchetta magica. Tra l'altro si vocifera che Oddo possa essere in odore di trasferirsi al Milan come
allenatore della formazione primavera, ma questi sono dei rumors che ovviamente non possiamo confermare. Venerdì prossimo sarà in panchina per Pescara Livorno. Faccio in bocca al lupo a Oddo, forte di più di Baroni, scrive quest'altro telespettatore. Proseguiamo con un altro messaggio. Ma Zeman, tra l'altro, a proposito di questo messaggio, Alfredo, sembra che nei giorni scorsi ci sia stato un primissimo contatto tra il Pescara e Zeman. Beh, così abbiamo... Certo, la fantasia a Pescara sta parecchio. Guarda, a Pescara per anni si è vissuto nel ricordo di Galeone. Adesso, passata la Galeone mania, siamo arrivati alla Zeman mania. Andiamo avanti così. Guarda, io adesso, con tutto il rispetto per Zeman, ma non è che si può fare calcio pensando che al mondo esistano solo due allenatori, Galeone prima e Zeman dopo. Zeman ha vinto il campionato in Serie B, in Serie A non mi sembra abbia vinto. Reduce da due soneri con la Roma e il Cagliari. È un allenatore che fa di un tipo di calcio il suo credo, può piacere, a me non piace, io lo dico subito, quindi a me non fa impazzire Zeman, ci sono altri allenatori che deve mi piacciono. Deve trovare giocatori votati alla sua. Deve trovare dei giocatori che devono votarsi a questa sua idea. Non è facile allenarsi con Zeman, qualcuno ne porta ancora i segni sul fisico, faccio un nome su tutti, Mauro Meluso, che è stato uno dei giocatori preferiti da Zeman ai tempi del Foggia e che ha la schiena ridotta a pezzi. Ma il discorso è un altro, è che gli allenatori ce ne sono tanti e sono anche bravi, quindi perché fossilizzarsi su Zeman? Guardate quello che ha fatto Vivarini a Teramo. A proposito, scusami, allora, visto che hai parlato di Vivarini, non io ho parlato a caso perché l'esonero di Baroni potrebbe aprire la strada più che a Zeman, a Vivarini. Vabbè, se Vivarini del quale, Pescara, nel quale si è sempre parlato, ma allora che Vivarini piaccia al Pescara. Alfredo, è una possibilità concreta, perché si dice che con la firma di Giuseppe, insomma, Vivarini sia molto più vicino alla conferma. Il Pescara, diciamo che per una forma di cortesia nei confronti del presidente Campitelli, non ha mai affondato su Vivarini. Stanno aspettando che Vivarini e Campitelli si incontrino, e penso che l'incontro possa esserci domani, Ania, dovrebbe essere così, più probabile martedì, comunque tra domani e dopodomani, e nel caso in cui dovessero trovare l'accordo, allora Vivarini resterà a Teramo, ma se non dovesse esserci l'accordo tra il Teramo e Vivarini, perché magari Vivarini dopo una stagione del genere preferisce lasciare Teramo con il ricordo di un trionfo, e ci sta, eh? Io ricordo sempre Mourinho che ha salutato tutti il giorno dopo aver vinto la Coppa dei Campioni. Beh, certo, Vivarini potrebbe andare al Pescara, che in Serie B è sempre il Pescara. L'anno prossimo, Vivarini, se resta a Teramo dimostra di essere una persona intelligente. Se gli capita la società di Serie A, se Di Francesco dovesse andare a Roma e lui a Sassuolo, nessuno gli direbbe niente. Se va a Pescara, secondo me fa l'errore più grosso della sua carriera. Lui già ci sta. Ma in questo momento Vivarini, secondo me, in B la squadra se la può scegliere. In A no. Però vedremo. Se, vabbè, comunque che sia un allenatore che piace ai dirigenti del Pescara. Questo non è un mistero. Ania, tu che segui quotidianamente, direi ora per ora, le vicende del Teramo, insomma, questa è un'ipotesi percorribile, Vivarini... sarebbe veramente tentato dal tornare a Pescara a distanza di molti anni, ma c'è però, ricordiamo, un contratto in essere fino al 30 giugno 2016, anche se nel calcio i contratti ormai hanno un valore molto relativo. Secondo te è un'impressione, e poi invece quello che ti risulta, avendo diciamo un contatto quotidiano che ci sia stato un abboccamento sia per Di Giuseppe che per Vivarini, è vero. Poi con la conferma di Giuseppe e con il fatto che comunque
ieri a Lanciano ed oggi ad Ascoli, tutti e due siano andati a vedere la partita insieme, mi fa più pensare a un Vivarini che rimanga a Teramo, comunque, perché io di Giuseppe non andrei mai ad avvantaggiare, tra virgolette, un allenatore che può andare da un'altra parte, tra l'altro proprio in Serie B. Al momento la vedo più probabile che rimanga a Teramo, poi nel calcio e nella vita non si può mai dire nulla. Poi diciamo una cosa, non so cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe accadere a Teramo se si dovesse concretizzare un clamoroso passaggio di Vivarini al Pescara. Insomma, ci sarebbe una piazza in subbuglio. Troverebbe un altro allenatore il Teramo. Troverebbe, cioè, sì, non esatto, è che uno si ammazza perché... No, però... Sarà bravo, è chiaro, capito, però insomma... Ne trovano un altro e Vivarini a Pescara non farà quello che ha fatto a Teramo. Secondo me non sarebbe lui stesso, una scelta intelligente. L'altro giorno, proprio l'altra mattina, parlando, mi ha detto che la piazza di Teramo l'ha commosso a distanza di una settimana e mezza. Quindi vuol dire che lui lì si è trovato bene. Ci sta bene, se ci vuole restare, ci sta, se no... È molto provato da una stagione che comunque a livello mentale lo ha lasciato molto provato. Soprattutto per magari gestione, soprattutto del presidente Campitelli, lo diciamo. Però alla fine il cuore di Vivarini, secondo me, e poi come dicevi tu, probabilmente il fatto che il prossimo Matteo anno... Matteo ha zero pressione rispetto a Pescara, uno come lui che ha vinto poi, tra l'altro, fa un campionato a Teramo c'è la pressione peggiore. C'è il presidente, va bene, c'è la pressione peggiore. Ma quella è una pressione... Diciamo una cosa, scusa Alfredo, Federico, negli ultimi anni a Teramo non c'è mai stata una pressione da parte del presidente, o nel senso c'è stata, ma le cose andavano sempre bene. Quando a Teramo, probabilmente, e potrà accadere il prossimo anno in Serie B, noi ci auguriamo di no, ci dovesse essere qualche problema a livello tecnico, io credo che la presenza della presidenza, della proprietà, si farebbe sentire. Con quel presidente lì problemi non ce ne saranno mai. Tutt'al più, invece di arrivare tra le prime, arriverà a metà classifica, quello è. Se gli va male al Teramo, l'anno prossimo, se gli va male si salva. Poi sai quando sarà difficile? Il secondo anno di Serie B. Lì o vinci oppure retrocedi se fai le cose sbagliate. Però Lanciano è andata così. Lanciano il primo anno è andato bene. Sì, però anche il secondo, il terzo, poi sì, vabbè, non è il secondo, che ma il secondo ha fatto delle cose buone, ha cambiato l'allenatore, ringraziando il Dio, cioè, e l'ha ripilato. Paradossalmente Di Giuseppe mi sembra molto meno, a parte adesso dopo l'accordo, va bene, mi sembra molto poco preoccupato della squadra che verrà, perché mi pare che comunque abbia poi, idee abbastanza chiare. Poi Ania parleremo anche di un'altra questione che corre sul binario Teramo-Pescara, la Padula e Donnarumma. No, la Padula no, la Padula non c'entra niente. Vabbè, però è un giocatore che piace al Pescara, anche sì, se non è del Teramo, col Parma, però io credo che anche il Teramo stia lavorando per confermare la Padula. Dall'intervista che ha rilasciato la scorsa settimana... Ha fatto capire che andrà via. Ha fatto capire io che non ho capito... Quello probabilmente. Ascoltiamo Sebastiani. Allora, ascoltiamo il presidente Sebastiani in questo primo stralcio di intervista. Questa mattina al Vestina era presente il patrone biancazzurro proprio nel corso del primo allenamento di Massimo Oddo. T'ho sofferta anche perché, come dici tu, a una sola giornata dalla fine sostituire l'allenatore non è una cosa normale, però dopo la partita di ieri c'era bisogno di dare una scossa forte. I ragazzi lo sanno, ho parlato con loro questa mattina, ho parlato anche con Massimo, anche se insomma non è che ci aspettiamo o vogliamo caricare la croce sulle spalle di Massimo, quindi lui sa che deve tenere questi 4-5 giorni la squadra tranquilla. È una partita sicuramente da dentro o fuori, quindi loro sanno l'importanza, conoscono l'importanza, ma non è che bisogna buttarsi dal ponte per vincerla dal primo minuto, quindi è una partita che ci può rimettere in corsa, lo sappiamo tutti, e quindi proviamo anche questa. Serviva una scossa perché dopo la partita di ieri l'avete vista tutti, e quindi mi sembra che questa squadra abbia mostrato segni di grande vitalità ieri contro il Varese, contro una squadra che ha giocato praticamente con la primavera, e non mi sembra nemmeno che la primavera del Varese sia tra le prime d'Italia, quindi perdere una partita come quella che abbiamo persa ieri per me è inammissibile, ma per tutti, anche per i ragazzi. Purtroppo voi sapete che a pagare sono sempre gli allenatori, non 30 giocatori,
i ragazzi sanno che le responsabilità sono equamente divise tra tutti, compreso noi della società, quindi c'era bisogno di questa scossa, l'abbiamo data, sperando che venerdì loro poi rispondano sul campo come si deve per rimetterci in corsa. Non è che noi cambiamo l'allenatore per una conferenza stampa, cioè io cambio l'allenatore perché ieri ho visto una squadra che non ha dato nulla, non ha reagito a nulla, e quindi solo per quello, non per la conferenza stampa. D'altronde il mister in quella conferenza stampa ha detto anche tante cose vere, e quindi poi gli allenatori fanno le conferenze stampa e possono dire quello che pensano. Poi non mi sembra che abbia detto qualcosa di particolarmente grave nei confronti di nessuno. Presidente, cosa ha pensato quando ha saputo che in squadra avrebbero debuttato tra i titolari due giocatori che finora non erano stati mai praticamente impiegati? Cioè, questa può essere interpretata come una sorta di segnale di rottura da parte dello stesso Baroni? No, non pensate che Baroni sia impazzito da un giorno all'altro. In questi due esordi ci sono le motivazioni. Brugman non c'era, Zampano non stava bene, Pucino era diffidato, e quindi in situazioni come questa il mister ha pensato, visto che sono ragazzi che vede tutti i giorni, e quindi ha valutato la possibilità di farli giocare. Non mi sembra poi che siano stati due giocatori che hanno fatto male ieri, anzi, magari avessero fatto tutti così. Non credo che sia la sconfitta di Sebastiani o della società. Che lo ha voluto fortemente. Ma il Baroni l'abbiamo voluto, l'abbiamo preso, l'abbiamo deciso insieme. Quindi al di là di tutto non mi sembra di addossare responsabilità a nessuno. D'altronde mi sembra che Baroni era l'allenatore che aveva fatto meglio l'altro anno tra gli allenatori giovani, quindi un allenatore emergente. La squadra è una squadra costruita con giocatori importanti, e il programma che noi avevamo detto non era quello sicuramente di vincere il campionato, di andare in Serie A. Siamo qua all'ultima giornata a giocarci la possibilità di entrare in questa griglia dei playoff, e mi sembra che, ripeto, che sia morto qualcuno. Qui non è morto nessuno, abbiamo fatto il nostro, forse potevamo farlo meglio, però se piangiamo noi, ci sono squadre che hanno speso tre volte quello che abbiamo speso noi, che sono partite con il programma di andare in Serie A, non quello di cercare di fare un campionato buono, e si stanno salvando l'ultima partita, e noi qui uccidiamo tutto quello che succede. E questo è l'atteggiamento che a me non piace, sinceramente, perché se noi continuiamo ad essere così negativi su tutto, forse Pescara non so se avrà un futuro molto migliore da questo. Presidente, ieri dopo la partita avete avuto un ulteriore confronto con Baroni, come vi siete lasciati in sostanza? Ma no, non si tratta, io ieri ero molto incazzato e me ne sono andato via, ho parlato 5 minuti ma me ne sono andato via, e poi ho preso la decisione insieme a Danilo Strada e a direttori Strada Facendo, perché ci è sembrato giusto fare quest'ultimo tentativo, perché ripeto, è una partita importante da dentro fuori e ce la vogliamo giocare con tutte le componenti al posto giusto. Non che Baroni non lo era, ma dopo la partita di ieri qualcosa bisognava fare, una scossa bisognava darla, e non ci sembrava che continuare ad andare avanti così potesse risolvere qualcosa. Tutto qua paga sempre una persona, ma le colpe sono di tutti, non sono mica solo dell'allenatore, del presidente o di un singolo giocatore. Le colpe quando le cose non vanno bene sono sempre da dividere equamente. I giocatori sicuramente si faranno un bel bagno di umiltà, perché hanno capito forse che questo è un campionato dove di tacco e di punta non si va da nessuna parte, ma bisogna veramente metterci qualcosa in più. Questo è il primo stralcio di intervista di Daniele Sebastiani, presidente del Pescara. Tra l'altro c'è il nuovo staff, lo staff che affianca Massimo Oddo, affiancherà Massimo Oddo quantomeno nei prossimi giorni, con il vice allenatore Davide Ruscitti, ex giocatore del Pescara, poi collaboratori tecnici, altri due ex biancazzurri, Luciano Zauri e Dario Di Giannatale, poi Massimo Marini, preparatore dei portieri, ed Ermanno Ciotti, preparatore atletico. Questo lo staff. Era lo stesso preparatore. Sì, era lo stesso, è l'unico che è rimasto rispetto allo staff di Baroni. Gli altri sono stati tutti promossi diciamo dalle formazioni giovanili in prima squadra, dunque affiancheranno Massimo Oddo. Allora, Federico, abbiamo ascoltato questa intervista del presidente Sebastiani. Che cosa,
cosa possiamo aggiungere? Ma niente, ha tentato l'impossibile che secondo me diventerà possibile, perché io ho una grande fiducia in questa squadra. All'interno deve essere successo qualcosa. Mo, se domenica vince, venerdì vince con il Livorno, non è che Oddo è arrivato a fare, come state parlando, i preparatori, che possono preparare in 3 giorni, in 4 giorni, non preparano niente. Oddo gli può dare moralmente e psicologicamente. Sì, gli può dare psicologicamente. Ma se vince, vinceranno i giocatori del Pescara, che non sono stati per me mai scarsi dall'inizio del campionato. Però forse, scusami se mi permetto Federico, probabilmente, ora lo possiamo dire, sono giocatori di un certo livello, però questa squadra è stata un po' sopravvalutata rispetto a quello che poi si pensava, nel senso che la resa, anche lo stesso Melchiorri nelle ultime settimane è un giocatore diverso dal Melchiorri che avevamo visto fino a 2 mesi fa. Sì, però non ha più senso. Allora, sì. Melchiorri... E poi un'altra cosa, ricordiamo che a gennaio è stato ceduto Maniero, capocannoniere del campionato. Melchiorri è un giocatore che con Maniero prima e Sansovini dopo si trova a meraviglia. Non si trova a meraviglia con Pettinari perché si pestano i piedi. Sono due tipi di giocatori simili. Allora, il fatto che Melchiorri non abbia più Sansovini al fianco, e questa è stata forse la causa principale del fatto che il Pescara non riesca più a fare risultato pieno. Il rendimento di Melchiorri è crollato in queste ultime partite. Ma questo qua ha avuto il coraggio di sostituire Melchiorri. Io dico che è un giocatore che mi segna quanti gol ha fatto, non lo so. Credo, mi sembra 13 o 14. 13. Un giocatore che segna anche 10 gol. Io non lo tolgo mai. O non lo faccio giocare perché sta male, oppure non lo tolgo mai. Perché un attaccante può segnare in qualsiasi momento. E Melchiorre è il tipo di attaccante che può segnare in qualsiasi momento. Alla prima occasione l'ha tolto. Ha fatto 37 formazioni per 37 partite. Ma vi rendete conto o no? Domenica, l'ultima, ha tolto Bjarnason. È vero che ha cincischiato molto, non era... Però... ieri non era il solito Bjarnason. Sì, ma può darsi che nella ripresa avesse giocato meglio di... Poi anche questa ennesima incompiuta di Pasquato, un giocatore tecnicamente valido, che non ha giocato quasi mai dall'inizio. Questi giocatori non hanno avuto mai una fiducia piena, perché se tu un giocatore lo metti oggi, domani lo togli, Teramo, la Padula e Donnarumma non saranno... i grandi fuoriclasse. In due hanno segnato 44, hanno segnato 44 gol. Hanno segnato 41 gol. No, 44. 44. Morata. Aspetta Federico. La Padula è un fuoriclasse. La Padula è un fuoriclasse assoluto. Non saranno, Roma, non no, sono ancora dei fuoriclasse, sì. Diciamo, non sono ancora dei fuoriclasse tipo Morata e Tevez. Però Se tu li facevi giocare un giorno sì, un giorno no, alla terza partita uno dei due scoppiava. Ma c'è un'altra cosa che io non ho capito. Perché tutti gli altri attaccanti, la Juve Morata lo sta facendo giocare, gli ha dato una certa continuità. Però ha fatto anche panchina Morata nella Juve. Ma all'inizio ha fatto panchina perché bisognava che si adeguasse, che evidentemente c'era qualcosa, però sono 3 mesi che gioca sempre. Io non ho capito una cosa, Federico, scusami. Io non ho capito perché questa squadra stava facendo risultato con il 4-4-2. A un certo punto si è passati ad un 4-3-1-2 e si è messo trequartista. Ieri ne è stata l'ultima riprova. Bjarnason, che non è un trequartista, perché non ne ha il passo. Ma ad Avellino Politano aveva fatto un trequartista. Che non è un trequartista. Poi, una volta sostituito Bjarnason, che è vero che aveva qualche problemino, sei passato al 4-4-2 ed è lì che l'islandese ha dato il meglio di sé in questo campionato, quando ha fatto il cavallone sulla fascia. Non capisco perché nel momento in cui hai tolto Bjarnason poi sei ripassato al 4-4-2. Allora, se giochi col trequartista deve giocare Pasquato o deve giocare Politano. Non puoi giocare con Bjarnason trequartista, non è il suo ruolo, e lo esponi a brutte figure questo come ieri. Questo non è stato sicuro mai di se stesso. Non ha operato delle scelte puntando su una scelta e dicendo parto con questo e arrivo con questo. Tutt'al più dopo 5 sconfitte consecutive, le ha avute le sconfitte consecutive, dice adesso cambio ragazzi perché quello non andava bene. Questo ha cambiato sempre di settimana in settimana, dimostrando di essere un insicuro, e la sua insicurezza l'ha trasmessa a tutti i giocatori del Pescara. E il Pescara si trova così, però domenica vinciamo. Merdi.
venerdì vinciamo e sicuramente si andiamo forse in... prima di andare originale. Sì, Ania, sì, quello forse è il peccato originale, perché magari nei singoli il Pescara ovviamente è una buonissima squadra, secondo me, poi non è mai riuscita a diventare squadra, anche perché proprio perché cambiando spesso e volentieri, anche magari ovviamente per gli infortuni e vabbè devi cambiare, però cambiando così spesso e volentieri è difficile avere una base, creare una base e poi magari cambiare qualcosina a seconda delle partite, a seconda dei problemi. Non si riesce ad avere un'unità di gruppo. Tra l'altro diciamo che i rumors di mercato dicono che Melchiorri piace al Carpi, Selassie ha diverse richieste dalla Serie B, Brugman ha richieste. Cioè questi giocatori avranno mercato quest'estate, Melchiorri ha diverse richieste, quindi io credo che non sarà facile trattenere questi giocatori in estate. Ma questo dimostra che anche se non li trattengono ne trovano altri, su questo non ci sono problemi, in Serie B i giocatori si trovano, sì, è chiaro. Se c'è un direttore sportivo che si sa muovere, li trova i giocatori. Se questi sono richiesti, evidentemente qualcuno li ha visti e ha detto mi serve. Sono giocatori all'altezza, validi. Allora tu, questi qua, evidentemente c'è stato uno che non ha saputo utilizzare. Siamo sempre, io l'ho capito, riflettendo proprio su queste cose, l'ho capito, l'ho capito da prima, dall'inizio, l'ho capito quando andava male, pure all'inizio che diceva che aveva bisogno di tempo, il tempo l'ha avuto, poi ha ricominciato ad andare male. Io l'avevo capito dall'inizio che questo non era un allenatore all'altezza. Così come, tra poco vedremo la tua lettera scritta a Ma quando è arrivato Stroppa, la prima volta che ho partecipato a una vostra conferenza stampa, non ho sentito, quello ha detto, dice, perché poi io dopo che ho guidato la mia squadra si sono pentito. Non ho sentito nessun giornalista di Pescara dirgli scusi, ma lei con che squadra stava? Che i giornalisti sono pentiti. E dove erano i giornalisti? Lo potevate dire benissimo. Non l'ho sentito. Dopodiché non sono venuto più né a conferenze stampa. Allora andiamo per il Corriere della Sera e basta. Allora andiamo ad ascoltare ora. Domani tra l'altro vi diciamo che alle 11 si terrà la prima conferenza stampa di Massimo Oddo, che dunque parlerà da allenatore del Pescara, ma noi andiamo ad ascoltare un paio di minuti, 2 minuti e mezzo, di un'intervista rilasciata proprio da Massimo Oddo al nostro Enrico Rocchi nel corso della trasmissione Bizona di qualche settimana fa, in cui Oddo parla anche di qualcosa che lo poteva riguardare, aveva parlato in quella trasmissione di qualcosa che lo poteva riguardare in futuro. E dunque andiamo ad ascoltare le parole di Massimo Oddo al microfono di Enrico Rocchi. I rapporti con Baroni? No, i rapporti con Mister sono ottimi, parliamo molto, lui utilizza molto i miei ragazzi, ma questo è un segno sicuramente positivo, che aiuta anche i ragazzi a crescere. Lui è un allenatore molto bravo secondo me, l'ho visto lavorare parecchie volte, è un lavoratore, ma tanti dicono sempre è un lavoratore, a volte si può pensare magari è un lavoratore però non è un bravo allenatore. Capisci poco il caso. Invece è un lavoratore che lavora bene. Come si diceva, era un bravo ragazzo, no? Sì, sì, è una bella ragazza, simpatica. No, lui è un lavoratore che lavora molto bene, che lavora molto bene sul campo, ma nella vita, nel calcio, tante volte non è direttamente proporzionale essere bravo a far coincidere i risultati. Ci sono stati momenti in cui magari altre società avrebbero fatto scelte diverse, invece lui ha creduto in lui, ha fatto secondo me molto bene, i risultati li sta avendo. E speriamo che insomma possa concludere questo campionato così come sta facendo in questo momento, perché io credo che questa squadra abbia tutte le capacità e le carte in regola per poter fare bene. Ma io mi concentro molto su quello che faccio al momento, perché poi io credo che fare allenatore del settore giovanile sia molto diverso da fare allenatore della prima squadra. Tu nel settore giovanile ti puoi permettere di costruire allenamenti per un ragazzo specifico che ha bisogno, in prima squadra non te lo puoi permettere, devi guardare la domenica, fare il risultato, sennò ti mandano via, qui non succede. E quindi è un lavoro molto diverso, è un percorso di crescita che sicuramente servirà se dovessi fare questo in futuro, se sarò bravo a farlo, io questo non lo so. Quello che so è che mi concentro su quello che faccio,
e cerco di migliorare e di apportare esperienza al mio bagaglio, ma assolutamente senza nessun tipo di fretta. Cioè io non ho assolutamente fretta di arrivare o di mostrare, io credo molto nel destino, credo molto nel fato e aspetto magari che questo momento in cui io magari prenderò un domani una prima squadra o andrò in regionale o in C, vorrà dire che sarà esattamente quello il momento. In questo momento io cerco di lavorare, cerco di fare esperienza, di trasmettere molto ai ragazzi, di portare più possibile i ragazzi in prima squadra, di apprendere dall'allenatore della prima squadra, dall'allenatore dei giovanissimi, perché si apprende dappertutto. E poi il futuro, se sarò bravo, riserverà qualcosa, ma senza nessun tipo di fretta. Come with me. Come with me. Terza ed ultima parte dell'Abruzzo del pallone, tra poco parleremo anche del Teramo, del San Nicolò, del Teramo ne abbiamo già parlato indirettamente qualche minuto fa. Allora, vi avevo detto che Federico De Carolis qualche mese fa, proprio all'indomani della clamorosa sconfitta casalinga con il Carpi all'Adriatico, sconfitta per 5-0, scrisse sul sito forzapescara.com una lettera al tecnico Baroni. Noi abbiamo, eccola qui, caro Baroni, caro mister, ti scrivo. Allora io vado a leggere almeno qualche passo di questa lettera, così Federico vediamo quello che tu avevi scritto proprio qualche ora dopo quella sconfitta. Ti ho conosciuto da calciatore a Bologna, recitavi la tua parte anche bene, gli anni passano e sei diventato tecnico con qualche successo come a Torino, Primavera, Juve e a Lanciano l'anno scorso. Non ti manca la pila nei confronti della squadra, tanto che in maniera i suoi colleghi vengono abbracciati a ogni gol. Vabbè, un segnale forte per sottolineare che con te stanno non bene ma benissimo. Forse chi sta male sei proprio tu, perché il Pescara non è un'astrazione ma qualcosa di concreto. Con te in panca di concreto hai conquistato pochissimi punti, se dovesse continuare con questo passo concretamente potrebbe lottare per la salvezza e, se va bene, conquistarla. Allora andiamo un po' sotto, vediamo così di leggere, ecco qui, all'indomani anche della campagna acquisti hai detto più o meno c'è tutto, adesso tocca a me. Ebbene, sono passati 3 mesi ma a te non è toccato un bel niente, sì, perché in questi 3 mesi che stanno per diventare 4 non c'è stato nel Pescara un giocatore che abbia disputato tutte le partite dall'inizio, abbiamo parlato di ogni formazione cambiata di settimana in settimana, soprattutto non c'è stata nessuna continuità, ecco qui, delle formazioni mandate in campo, non solo alle stesse tattiche di cui i miei colleghi si riempiono la bocca sostenendo ora il 4-4-2, ora il 3-5-2, ora il 4-3 o altri numeri, tanto da sembrare un tentativo maldestro di giocare all'otto, mi sembra che tu non creda, punto. Andiamo un po' più sotto, vediamo un po', altro giro, altro regalo, tutti sappiamo che ci si arrabatta e si smadonna duro quando una squadra non segna, andiamo ancora un po' sotto, vediamo di arrivare alla conclusione, così andiamo oltre questa squadra, scusa Maurizio, ecco, andiamo oltre questa squadra, l'ho rivista con molta attenzione contro il Lanciano che a mio parere avrebbe meritato il successo, ricordiamo l'1-1 del 95esimo con Melchiorri, solo che il suo tecnico non avesse fatto ricorso a tutti i cambi, va bene. Comunque c'è una lettera che Federico De Carolis scrisse proprio al tecnico in quel periodo in cui le cose non andavano bene, vediamo la fine, proprio l'incipit finale, Maurizio, se possiamo andare, ecco qui l'ultimo stralcio. Visto che contiamo poco o nulla, fai una cosa che ti darebbe un grosso spessore umano, ben oltre quello che hai dimostrato di avere. Se va male ancora, rassegna le dimissioni. L'hanno fatto in passato molti suoi colleghi illustri a Pescara. Mazzone si dimise rinunciando addirittura allo stipendio. Conservò intatta la stima dei giocatori e di chi ti ha scelto, e magari nessuno potrà rimproverarti, indirizzandosi a quel punto verso altri colpevoli, come chi ha fatto la squadra. So che in Italia di santi, di poeti e di navigatori, di ladri e di impreparati, dalla nascita nessuno ammetterà mai di aver sbagliato, lo fa il signor Marco Baroni, in futuro gliene renderemo merito, gli renderanno merito e si tratterà di un futuro neppure troppo lontano, con stima Federico De Carolis. Sono passati alcuni mesi, Federico Baroni non si è dimesso, però è stato esonerato.
Se non era troppo tardi, se avessero preso, se lui stesso avesse preso, poteva trattare con la società, dire guardi io me ne vado, però nessun allenatore lo fa, in questo ha avuto. Però dopo quel 5, quello 0-5 col Carpi, forse andarsi. Altri, beh, oppure poteva essere anche esonerato. Se la società è fatta così, cioè adesso i presidenti, tutti quanti dicono di non voler assomigliare a Zamparini del Palermo, io lo conosco benissimo, Zamparini è anche un amico, quello è solo l'allenatore in una maniera maldestra e eccessiva a volte, però molte volte c'ha ragione lui, perché fa, se non va bene la squadra, che fai? Esoneri i 22 giocatori quando non c'è più mercato, lì quella è l'unica scelta che puoi operare, l'unica cosa che puoi fare. Poi, però come hai detto tu in questa lettera, in Italia non si dimette praticamente nessuno. Sì, è vero che non si dimette nessuno, però non si dimette nessuno. Anche nel calcio, no? Difficile. Anche che... nel calcio, però nel calcio si può dimettere facendosi pagare, trovando un accordo e dici io me ne vado, visto che... Però tu mi dai... Però non, Barone non l'ha fatto, insomma ci ritroviamo così con le pene dell'inferno. Vedremo, io sono sicuro che venerdì vinciamo. Allora andiamo a leggere qualche altro. Almeno 1-0, dopo se perdiamo sono fatti di Barone. E di Oddo. Forse della società. Di Oddo, vabbè. Oddo, non lo tirate in ballo. Vabbè, comunque voglio dire. Della società, fatto di Oddo, nel senso che insomma avrebbe mancato anche. Cioè, se dovesse portare Oddo, se dovesse portare il Pescara ai playoff, domani si direbbe no, Oddo ha portato il Pescara ai playoff. Oddo, e io penso che ce la faccio. Oddo ci avrà dei meriti che non troverebbe più da nessuna parte in tutta la sua vita se riuscisse, manco se vince lo scudetto, riuscisse a portare il Pescara in Serie A. Sarebbe qualcosa, che, ad oggi qualcosa di miracoloso. Ad oggi qualcosa di miracoloso. Io penso che ce la possa fare. Lui ha detto io credo nel destino, speriamo che gli sia favorevole anche il destino e vedrete che Oddo in Serie A non farà brutta figura, mica per qualche cosa, perché ci ha giocato. È stato lì a fare l'osservatore, ha studiato moltissimo prima di mettersi a fare l'allenatore. Beh, ha giocato anche ad alti livelli per tanti anni, quindi comunque... Campione del mondo, quindi quello... Però, oltre a questo, è uno preparato. Quest'anno ha avuto la cosa di fare esperienza con la Primavera, quindi con le giovanili del Pescara, non so che squadra che ha detto. A Viareggio si è comportato benissimo, quindi... Non è un impreparato, non è uno che arriva lì che fa la Serie A come arrivo Stroppa, che dalla Serie C... Sta facendo la gavetta. Oddo è uno che l'ha fatto bene, ha fatto tutto bene, quindi ci può arrivare bene, ci può dirigere benissimo in Serie A, comunque vediamo. Vediamo allora qualche messaggio, andiamo a leggere insieme almeno 7-8 sms, poi aveva paura a Baroni e poi già pensava a Livorno, scrive questo telespettatore, vediamo anche il prossimo. Il Varese non ha fatto nulla di particolare ed il Pescara ha meritato la sconfitta, l'esonero è giusto con Baroni in panchina, la gara di venerdì era già segnata, se la società avesse esonerato il mister dopo la sconfitta interna con il Brescia, e quello è stato un altro crocevia importante del campionato, a quest'ora eravamo già qualificati, scrive Marco da Miglianico. Grazie a Marco da Miglianico, forza Pescara in Serie A, io credo ad Oddo, questo tifoso ottimista, e l'augurio di tutti gli sportivi abruzzesi ci mancherebbe. Non ricominciamo con Zeman, l'allenatore più perdente d'Italia, scrive questo telespettatore. Proseguiamo, andiamo avanti con un altro sms, tutti eleganti, evidentemente si riferiscono ai nostri ospiti, non al sottoscritto. Basta con Zeman, noi ritorni, Vivarini non è pronto per il Pescara, ci vuole un allenatore esperto per la Serie B, vedo bene Donadoni, tifosi miglianichesi, un altro tifoso da Miglianico, vedi, tanti ci seguono anche dalla provincia di Chieti, da 3 anni il male del Pescara ha un solo nome e cognome, Daniele Sebastiani, si abbia il coraggio di dirlo, scrive quest'altro tifoso del Pescara. Andiamo avanti Maurizio con il prossimo sms, buonasera a tutti. Io lascerei Vivarini al Teramo anche per l'entusiasmo in città e nella squadra, lo dico per la bella esperienza che abbiamo avuto con Gautieri vincendo in C
e salvandoci in B, scrive Luigi Di Lanciano. Beh, Gautieri, un altro allenatore che in passato è stato associato al Pescara. Allora, andiamo a vedere, direi, quell'altro minutino, un minutino e mezzo di intervista che questa mattina il presidente del Pescara, Sebastiani, ha rilasciato al nostro Andrea Costantini, perché in questo secondo stralcio parla proprio di Oddo e della decisione proprio di affidare la squadra all'ex ormai tecnico della Primavera Biancazzurra. Ma io sono abituato a guardare le cose una alla volta, cioè adesso non voglio né bruciare Massimo Oddo né dargli la croce addosso. L'abbiamo chiamato e a differenza di qualcun altro ha risposto presente immediatamente, anzi qualcuno di voi l'ha scritto, era in viaggio verso la famiglia, ha rigirato il treno, non la macchina, ed è tornato a Pescara. Quindi questo gli fa onore e mi fa piacere, però Massimo è uno della nostra famiglia, ha iniziato quest'anno ad allenare la Primavera, lo sta facendo con grandi risultati, i ragazzi lo seguono. Ho detto prima, e questo gli fa onore a Massimo, perché non ha chiesto nulla e non abbiamo manco dovuto parlare di nulla. Massimo lavora per il Pescara, sa che è dentro una famiglia che lo stima, quindi ha girato il treno e è venuto ad allenare il Pescara. Poi per il futuro ci si penserà dopo. Ho chiesto quello che avevo chiesto 4 settimane fa, cioè ho chiesto di fare massima attenzione in questo momento, perché ripeto, adesso ci sono 4 giorni e non è che c'è tanto da chiedere, neanche tanto da inventarsi, perché qua di scienziati non ce ne stanno, quindi sono tutte persone brave, di buona volontà, ma non è che c'è bisogno di inventarsi nulla, di fare quello che sanno fare in campo, di prestare attenzione e di buttare magari il cuore oltre l'ostacolo per questa partita, ma senza l'assillo, perché con l'assillo non si va da nessuna parte. Ecco dunque queste le altre dichiarazioni del presidente Sebastiani. Alfredo, qualche settimana fa si parlava del futuro tecnico del Pescara, dando quasi per scontata la non riconferma di Baroni, e qualcuno aveva parlato anche di un Pescara il prossimo anno con Massimo Oddo allenatore in Serie B. Secondo te questa, al di là di quello che sarà l'esito della gara con il Livorno e poi gli eventuali playoff, potrebbe essere una strada percorribile, o quella di Oddo è una esperienza a termine con il Pescara? Guarda, tu prima hai detto che ci sono delle voci che vorrebbero Oddo sulla panchina della Primavera del Milan per la prossima stagione. Beh, sono voci, però. Sono voci. Forse anche qualcosa in più. Ecco. Qualcuno dice che avrebbe anche già firmato il contratto, quindi. Però staremo a vedere. Guidare la Primavera non è come guidare la prima squadra. Ci sono delle situazioni e delle riprove che quello che ho detto è vero. L'ultima è Inzaghi, che ha guidato la Primavera del Milan e poi si è dimostrato che in prima squadra non ha avuto gli stessi risultati. Un'eccezione fu fatta da Stramaccioni quando fu promosso dalla Primavera dell'Inter alla prima squadra, senza che facesse cose strabilianti, però questo va ricordato. Adesso bisogna vedere quanto Oddo, che ha la sua prima esperienza da allenatore, e speriamo che non finisca qui, perché venerdì non si vedrà la squadra di Oddo, l'ho detto nel servizio, Oddo potrà solo fare la formazione e magari dire. Però potrebbe fare come una formazione, senza fare stravolgimenti. Per i playoff magari qualcosina poi di suo potrebbe metterci. Qualcosa di suo potrebbe metterci. Bisogna vedere quanto Oddo è ancora giocatore nella mente e quanto sia diventato allenatore. Ecco. Questo io non posso dirlo per questo, perché la differenza è abissale, perché se si è ancora giocatori e molti restano ancora giocatori con la mente, e allora difficilmente riescono a fare l'allenatore. Se è come dice Federico invece, che Oddo ha studiato, si è preparato, allora è già allenatore. E poi ha l'esperienza in casa, nel senso che ha il papà che è stato un ottimo allenatore. E qualche consiglio forse glielo darà nei prossimi qualche giorni. Consiglio gliel'avrà già dato in precedenza, non adesso. Ha avuto questa funzione, cioè è un allenatore, quando sarà tornato, quando si parlava di calcio, lui era un ragazzino, da allora sentiva parlare, da allora sentiva i problemi dell'allenatore, le cose eccetera. I consigli a lui non glieli deve dare nessuno. Per me l'anno prossimo, se questo qua,
Io sono stato un feroce oppositore a che Oddo prendesse la squadra quando si parlava di esonero dopo le sconfitte. Ho detto no, perché la squadra non l'ha iniziato lui, non ha iniziato la preparazione. Rischiava di bruciarsi. Rischiava proprio di essere bruciato. Adesso invece la situazione adesso è differente. Adesso no. Ha tutto da guadagnarci Oddo, diciamo, da questa situazione. Come? Ha tutto da guadagnare, perché se porta il Pescara ai playoff non ha né da guadagnare né da perdere. No, l'anno prossimo farà l'allenatore del Pescara in Serie A. Lui in questo momento ero sicuro che se avesse preso la squadra quest'inverno oppure dopo, sarebbe stato un fallimento completo, perché è inutile. Lui è un giovane, il Pescara lo vedono sempre male. Adesso questo giovane qui, che è giovane, che ha un passato da calciatore enorme, che ha fatto delle grosse esperienze, perché lui per qualche anno non l'avete sentito parlare, non ne avete sentito parlare, ma io ho sentito, ho chiesto, e mi dicevano che stava studiando, stava a Milano, stava in altre città. Quindi questo adesso ne ha per tutti. L'importante è che vada in Serie A come io. Ha investito sulla professione. Ha investito sulla professione, se lui va in Serie A, che conosce benissimo, non lo frega nessuno. Dopo, se il Pescara gli rimette a disposizione Caraglio, cosa, allora Bianchiarsi, allora è chiaro che anche lui retrocede. A proposito di futuro del Pescara, al di là che ovviamente tutti si augurano che Pescara possa andare in Serie A, perché no, nel Pescara del prossimo anno, che sia Serie A o Serie B, ci sarà Donnarumma? La vedo difficile, non magari per il no del Teramo. C'è da parlare con il Pescara di Donnarumma. Donnarumma allora giocherà ancora col Teramo il prossimo anno? Al momento vedo più probabile che Donnarumma giochi col Teramo che la Padula. Paradossalmente, perché ho anche letto qualche giorno fa un'intervista di la Padula a Tutto Mercato Web, lui ha chiesto anche la messa in mora del Parma, però l'unico modo per recuperare magari degli stipendi arretrati è andare a giocare col Parma in Serie B. Deve recuperare molti stipendi col Parma. Dell'anno scorso. Il tesserino è del Parma, deve recuperare qualche stipendio arretrato del Parma. Cioè il Teramo credo che l'abbia pagato fino all'ultimo centesimo. No, il Teramo sì, parliamo del Parma. Il cartellino è sempre stato del Parma, e quando ha giocato con il Parma o per il Parma c'è stato qualcosa che non è stato pagato. Che la Padula deve... Non ha pagato nessuno. E che deve recuperare, ho capito, però facciamo sempre così, allora non paghiamo nessuno. Allora. Insomma, il futuro di Donnarumma... No, fermo restando per il Parma. Il futuro di Donnarumma sì, effettivamente in Serie B. E la Padula, dunque, è un punto interrogativo in questo momento. C'è da parlare di Perrotta, c'è anche da parlare di Milicevic, perché non è... Ah, giusto, Perrotta e Milicevic sono altri due giocatori del Pescara. Non è escluso che deve tornare a Pescara per fine prestito, però poi negli accordi ci potrebbe anche essere un nuovo ritorno di Milicevic al Teramo, che poi alla fine si è visto poco. Sì, si è visto solo per il rigore causato nella gara con la spalla. Nella gara con la spalla. Ma Milicevic non può essere giudicato per quel pochissimo che ha fatto vedere. Reduce da un infortunio lunghissimo. Sarebbe ingeneroso nei confronti del ragazzo. Milicevic vero è un giocatore di buonissimo livello, altrimenti non sarebbe neanche nazionale croato. Chiaro, quindi, che quando stai fermo quasi un anno. Io sono più propenso a pensare che Donnarumma giochi nel Teramo anche il prossimo anno piuttosto che la Padula. Secondo me la Padula è già un ex, mentre per Donnarumma, pur essendo federalmente del Pescara, potrebbe restare a Teramo anche per il prossimo anno, con un accordo tra il Pescara e il Teramo, tra Campitelli e Sebastiani, perché lì poi subentrano i rapporti personali, subentra il discorso della stima che c'è tra i due, quindi ci sarà molto da discutere. Sicuramente Donnarumma rientrerà al Pescara e poi staremo a vedere. Sulla Padula sono molto pessimista, perché in questo momento la Padula, la squadra se la sceglie, e non solo in Serie B. Allora, noi direi che possiamo chiudere questo capitolo ampissimo, quasi tutta la trasmissione obbligatoriamente dedicata al Pescara con l'esonero di Baroni. Domani, vi ricordo, alle 11 la conferenza stampa di Massimo Oddo. Aprire la pagina invece della Serie D, chiedo alla regia se è possibile contattare telefonicamente il tecnico, l'allenatore del San Nicolò, Massimo Epifani, perché oggi c'è stata questa impresa della formazione biancazzurra per il calcio teramano. Quest'anno sicuramente una stagione da incorniciare, il Teramo in Serie B, San Nicolò, chi l'avrebbe mai detto, anche se la squadra
squadra era una squadra sicuramente all'altezza, con un tecnico bravo. Ai playoff una vittoria per 3-0 a Campobasso comunque rimarrà nella storia del calcio biancazzurro, e oggi dunque Chiacchiarelli e compagni hanno espugnato il nuovo Romagnoli per 3-0, una partita ben giocata dalla formazione biancazzurra, allenata proprio da Massimo Epifani, che dovremmo avere in collegamento telefonico. Massimo, ci ascolti? Sì, buonasera a tutti. Ciao Massimo, grazie e complimenti per questa vittoria a Campobasso. Allora, l'obiettivo dei playoff raggiunto, avete superato anche il prossimo turno, vincere a Campobasso e poi con il risultato di 3-0 non era sicuramente facile. Ma assolutamente no, sono contentissimo perché abbiamo fatto una grandissima partita, come l'avevamo preparata. Ecco, stiamo vedendo tra l'altro le immagini della partita di oggi. Sì, Massimo. Sì, con l'esperienza che abbiamo avuto 2 mesi fa, quando abbiamo perso immediatamente 5-3, abbiamo fatto una partita perfetta. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché veramente oggi sono stati super perfetti. Sì, ora diciamo il pensiero volge già alla gara di mercoledì a San Benedetto del Tronto. Insomma, avete affrontato una nobile decaduta del calcio italiano e mercoledì al Riviera delle Palme giocherete con un'altra squadra che ha trascorsi importanti in Serie B. Ma guarda, se io guardo il lotto delle squadre che fanno i play-off, oggi pensate che San Nicolò va a Campobasso e gioca una partita come ha fatto oggi. Sono Rosamè e Tese, che sono squadre che hanno un blasone importantissimo nel mondo calcistico, penso che sia un motivo d'orgoglio per tutti noi, e ci tengo a sottolineare per il modo in cui andiamo a giocare su questi campi, perché veramente oggi penso che abbiamo fatto una delle partite migliori di tutto l'anno, quindi di questo ne sono contento e voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che mi stupiscono ogni giorno sempre di più. Massimo, volgiamo un attimo lo sguardo al futuro, visto che comunque la stagione si sta per concludere. Il prossimo anno resterai sulla panchina del San Nicolò oppure no? Al di là di quello che sarà l'esito di questi playoff. Ma io in questo momento sto pensando a mercoledì, a cercare di recuperare il più possibile, perché abbiamo questo piccolo svantaggio di avere solo 2 giorni per giocare una partita contro una squadra che è riposata. Per il futuro c'è tempo, io qui mi sento a casa, c'è un rapporto stupendo con tutto, col presidente, con i dirigenti, quindi sto benissimo, ci sarà modo e tempo di parlarne, quindi adesso pensiamo a finire l'anno, poi ci sarà modo e tempo di parlarne. Allora, ci sono gli ospiti che vogliono farti qualche domanda, innanzitutto Alfredo Giovannozzi. Ciao Massimo. Ciao Alfredo. Beh, complimenti, eh. Grazie, grazie, grazie. Senti, la domanda è questa, ma questi sì. Playoff, al di là dello splendido risultato di oggi, speriamo che sia la stessa cosa anche mercoledì a San Benedetto del Tronto, ma questi playoff servono a qualcosa? Ma noi sicuramente non so che fini avranno quando si arriverà in fondo, però penso che per noi è come vincere il campionato, perché giocare i playoff con, ripeto, con San Benedettese, Campobasso e Fano, credo che è una grande cosa per il San Nicolò, e poi ci dà modo per anche per confrontarci con queste grandi piazze, per cercare di costruire qualcosa di importante anche per il futuro, ma anche per me personale, a livello di esperienza, fare una competizione dove incontri squadre forti. Senti, perché Alfredo Natali è andato via? Ma niente di che, Alfredo ha già deciso da 4-5 mesi che andava via, ha altri impegni, associazioni e scuola, e quindi lì era diventato un po' pesante, però è sempre con noi, oggi è stato con noi, diciamo che è andato via ufficialmente, ma è sempre con noi, è sempre disponibile a lavorare per noi. Allora c'è la collega Ania Cantagalli del Messaggero che voleva farti, credo, una domanda. Buonasera mister. Sì. A parte i complimenti perché hai battuto una delle bestie nere stagionali, visto che avevi il San Nicolò, aveva perso sia l'andata che il ritorno con il Campobasso. Salvatore Di Giovanni, il presidente, voleva arrivare almeno a Riviera delle Palme e ci siete riusciti. Tu ad arrivare al 14 giugno, alla finalissima, ci pensi?
Ania mi fa questa domanda perché abbiamo parlato in settimana. Io cerco di arrivare sempre al ma, perché cerco di arrivare al massimo. Il massimo non lo so qual è, e questo lo penso perché ho alleno un gruppo di ragazzi spettacolari che si mettono a disposizione giornalmente, e prepariamo bene le partite. Il futuro adesso è San Benedetto, sappiamo che incontriamo una squadra che sulla carta è fortissima, però andiamo lì a giocarcela come abbiamo fatto oggi a Campobasso, senza di voler reverenziare, cercare di giocare, di esprimere quello che sappiamo fare, che è la cosa migliore che abbiamo. Poi io mi auguro che siamo più a lungo possibile in questa competizione, però se dovessimo uscire c'è solo da fare un grandissimo applauso a questa squadra, perché veramente dopo un anno importantissimo con quello dell'eccellenza, dove abbiamo costruito qualcosa di importante, l'abbiamo riconfermato anche in Serie B migliorando alcune cose, e sicuramente questo mi rende felice di un'altra annata grandiosa. Speriamo di arrivare più lontano possibile. Hai sempre ricevuto grandi complimenti anche dagli avversari per il gioco espresso. I playoff sono la giusta riconoscenza? Sento male adesso. Sì, dicevo, posso. Hai sempre avuto grandi complimenti. Sento. Hai sempre avuto grandi complimenti tu e la squadra per il gioco che avete espresso anche contro la Maceratese, contro squadre che alla fine sono terminate davanti a voi, almeno nella stagione regolare. Questa, i playoff, sono la ricompensa più giusta per il San Nicolò? Guarda, io ti ho risposto anche in settimana su questa cosa. Io credo che sia il giusto premio di quello che abbiamo fatto vedere tutto l'anno, che fa parte di un percorso di esperienza, di crescita importante, perché credo che anche quando ci mangiavamo i gomiti, ci mangiavamo tanti gol, scusa il gioco delle parole, però fa parte del percorso di crescita che io so, e avere i complimenti credo che fanno sempre piacere. Però è un dato di fatto che questa squadra ha espresso, credo sotto gli occhi di tutti, un gioco importante dove non abbiamo scelto così, perché abbiamo costruito la squadra per giocare in questa maniera. Non siamo una squadra che ci possiamo solo difendere, perché se ci dovessimo solo difendere andremo in difficoltà. Quindi sono contento di quello che abbiamo fatto, e speriamo magari un domani di migliorare ancora di più quello che abbiamo fatto quest'anno. Massimo, scusami. L'ultima domanda: che cosa si prova ad essere l'allenatore di quella che in questo momento è la quinta squadra d'Abruzzo, perché tolte le tre di Serie B e l'Aquila, poi c'è il San Nicolò? Sì, lo ripeto, è un motivo di orgoglio. Io l'ho detto anche ai ragazzi che siamo la quinta squadra d'Abruzzo, e penso che per un paese come San Nicolò credo che sia qualcosa di importantissimo. Poi al cospetto diciamo che abbiamo una squadra che ha vinto il campionato di Lega Pro di Serie B, quindi stiamo vivendo veramente un momento fantastico lì a Teramo, quindi ci devono formare delle basi importanti dopo questo campionato per cercare di fare qualcosa di importante, perché si può fare qualcosa di importante. Bene, grazie a Massimo Epifani, complimenti a te e soprattutto al San Nicolò, questa stagione davvero memorabile per il calcio teramano. Appuntamento a mercoledì, perché saremo con le nostre telecamere a Riviera delle Palme per seguire questa gara fra San Benedettese e San Nicolò, un'altra gara storica per il calcio biancazzurro. Grazie Massimo e buona serata. Grazie a voi e buona serata. Ringraziamo Massimo Epifani, tecnico del San Nicolò. Parliamo ancora di Serie D, siamo quasi in chiusura, per andare a vedere il gol, credo che siano disponibili le immagini della gara che ha deciso Olimpia Agnonese Castelfidardo, la vittoria della formazione marchigiana per 1-0, gol di Gianzante al 92esimo. Ecco qui il gol del giocatore marchigiano Castelfidardo in maglia bianco-verde, gol che ha regalato alla formazione anconitana di arrivare a giocare proprio lo spareggio play-out, la gara play-out di domenica prossima a Scopito con la Miternina, mentre l'Olimpia Agnonese con questa sconfitta retrocede in eccellenza. Una giornata nera, lo dicevamo in apertura, per il calcio molisano. Domenica prossima invece a Scopito ci sarà questa sfida fra Amiternina e Castelfidardo, la vincente si salverà, la perdente retrocederà in eccellenza. Siamo dunque giunti al termine, sono le 20:29 minuti.
Cianciano, diciamo, sì. Se ne parlerà ampiamente a Virtus Style. Martedì a Virtus Style, sì, con Alessio Gian Cristoforo, Lanciano già salvo, ieri sconfitto per 2-0 al Guido Biondi dallo Spezia, in una gara che comunque non metteva in palio punti pesanti per la formazione rossonera, già salva in anticipo, Lanciano che ovviamente pensa alla prossima stagione, proprio martedì sera alle 21 in Virtus Style con Alessio Gian Cristoforo, si parlerà in maniera dettagliata probabilmente, anzi sicuramente, del futuro della Virtus della prossima stagione, per sapere, capire se sarà ancora d'Aversa il tecnico rossonero. Siamo dunque arrivati al termine, io chiedo alla regia un ulteriore sacrificio, un minuto, credo che dovremmo avere le immagini della vittoria, l'abbiamo visto anche qualcosa prima, di rivedere qualcosa sulla vittoria della Reggiana ad Ascoli, perché questo è stato un risultato clamoroso che interessa indirettamente anche il Teramo per la vittoria del campionato di Lega Pro, qualcosa però forse non sono pronte dunque sì. Ah, Novara Salernitana, allora visto che mercoledì ci sarà la sfida, la seconda gara della pool scudetto di Lega Pro Salernitana-Teramo, si giocherà la Rechi, ecco le immagini di Novara Salernitana, la gara giocata al Piola, vedete? Gol del vantaggio della Salernitana, sì. Eccolo qui. Bel gol. Un Eurogol da 30 metri questa segnatura. Poi c'è il pareggio della formazione piemontese su calcio di rigore. Vediamo le immagini, il tiro, il gol del campo in sintetico. Sì, questo, campo in sintetico al Piola. Vediamo il replay di questo rigore. Tra l'altro Novara che ha vinto il campionato, il girone A, con qualche sofferenza anche per via di una penalizzazione. Anche qualche polemica. E anche qualche polemica. Questo è il 2-1. Il vantaggio a Salernitana. Sì, 2-1 della formazione campana. Poi ci sarà tra qualche istante, vedremo dovremo vedere il 2-2 degli azzurri di casa. Vedete anche questo gol, questo pallonetto di ottima fattura. Dunque il 2-2 tra Novara e Salernitana. Siamo al 72esimo, dunque al 28esimo del secondo tempo. C'è l'esultanza dei giocatori padroni di casa e poi vedremo il gol del 3-2, il 3-2 risultato finale con la vittoria del Novara sulla Salernitana. Vedete l'esultanza del tecnico toscano che ha compiuto comunque un'impresa importante, riportare il Novara nel torneo cadetto, nel campionato cadetto. Vi ricordo, mercoledì prossimo si giocherà Salernitana-Teramo alle 20:45, sabato prossimo alla stessa ora al Bonolis si giocherà Teramo-Novara. E lì si aggiudicherà molto probabilmente la Supercoppa, Di Lega Pro. Per fortuna per Lotito che c'ha la Lazio, almeno si consola, perché i pronostici li ha sbagliati completamente per le promozioni dalla B alla A, perché poi sono andate su Carpi e Frosinone, quindi non ci ha preso per niente. E non hanno stadi dove giocare le partite casalinghe in questo momento. Carpi molto probabilmente giocherà a Modena. E il Frosinone probabilmente a Roma, perché non credo che... Il Frosinone dovrebbe giocare a Roma, non so se gli daranno il Flaminio. Perché al Flaminio poi ci si gioca il rugby e bisogna vedere, però molto probabilmente gli daranno il Flaminio, perché il Matusa non penso sia... sia idoneo per la Serie A, ma questi sono problemi del Frosinone. Siamo davvero al termine, 20:33 minuti, penultimo appuntamento con l'Abruzzo del pallone. Io ringrazio e saluto Alfredo Giovannozzi, ringrazio Federico De Carolis, grazie Federico, e ringrazio la collega del Messaggero Ania Cantagalli. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento a domenica prossima sempre alle 19 per l'ultima puntata dell'Abruzzo del pallone. Buona serata.